as a king, feeling good in everything, just like a birdie in the spring. She's my sweetie, and I guess while about her I confess, what do I do? That's why I sing. Shoo-doo-doo-doo-doo-doo-doo, my baby loves me. Shoo-doo-doo-doo-doo-doo-doo, whoa. Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me, whoa. Everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. Shoo-doo-doo-doo-doo-doo-doo, my baby loves me. Shoo-doo-doo-doo-doo-doo-doo, whoa. Everybody loves my baby, but my baby don't want nobody but me. Nobody but me. All right. Your rope got me 10 feet off the ground. I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. I'm awake. You tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. Signori, Carlo Costantini. Mancava un'occasione di incontro con i ragazzi, con i giovani. Sono 2 mesi e mezzo che parlo del futuro dei giovani, dei ragazzi, degli universitari, dei problemi della scuola, delle difficoltà. Io oggi sono stato all'Università dell'Aquila, alla facoltà di veterinaria, ho parlato con tantissimi ragazzi che studiano, che si impegnano, che vogliono trovare un lavoro dopo il proprio corso di laurea, che vogliono costruirsi una famiglia ma che sono preoccupati. Io ho previsto nel programma della Regione Abruzzo un investimento grandissimo per la realizzazione del WiMAX gratuito e per l'estensione della banda larga, perché sono convinto che internet sia un diritto di tutti. E questo mio impegno si è moltiplicato quando una settimana fa il Presidente del Consiglio ha dichiarato che nel prossimo G8 che presiederà presenterà una proposta per la regolamentazione di Internet, che tradotto vuol dire mettere bavaglio alla rete, impedire l'accesso ad Internet, impedire l'accesso al sistema di informazioni che Internet rappresenta. Io sono convinto che Internet sia come l'acqua, l'ho dichiarato in un post che ho fatto sul mio blog, sia un diritto di tutti perché consente l'accesso alla conoscenza e non può essere regolamentato e disciplinato in base alle condizioni economiche dei nuclei familiari. Voglio che tutti i ragazzi abruzzesi
abbiano accesso alla rete, voglio che tutti i ragazzi abruzzesi abbiano accesso all'informazione ed alla conoscenza. Io credo che i ragazzi abruzzesi rappresentino la migliore speranza per il nostro futuro e sono convinto che l'investimento più grande, l'investimento più forte che chi fa politica oggi deve mettere in campo è un investimento proteso ai giovani, alle nuove generazioni che devono recuperare la speranza e la voglia di vivere, di farsi una famiglia, di trovare un lavoro. E non possono confrontarsi più con una politica che li ignora, che fa finta che non esistono, che non si preoccupa della crisi drammatica che il nostro paese sta vivendo. Una politica che trasferisce un ottimismo di facciata per nascondere le difficoltà con le quali ci stiamo confrontando. Io ho conosciuto in questa campagna elettorale centinaia e centinaia di lavoratori precari, giovanissimi molto spesso, che hanno un'opportunità di lavoro e che rischiano di perderla. Io credo che sia un'indecenza far finta che questi ragazzi non esistono, è un'indecenza far finta che migliaia di questi ragazzi corrono il rischio di perdere il loro posto di lavoro e di non averne più un altro. Io per questo ho deciso di investire tutto su di voi, tutto sui giovani, introducendo una serie di misure che vi aiuteranno. Oggi ho parlato anche con il preside della facoltà di economia, perché credo che anche il sistema dell'università debba fare uno sforzo per valorizzare tutto ciò che c'è in Abruzzo. Abbiamo dei centri di ricerca incredibili, abbiamo delle università che funzionano, che ospitano tanti ragazzi che devono diventare protagonisti della loro vita universitaria. Io ho parlato a loro. Due mesi che nelle televisioni e nei comizi parlo dei ragazzi e finalmente questa sera ho avuto la possibilità di incontrarli e di parlarvi di persona. E meno ne parlano i miei competitori, più ne parlo io. Meno ne parlano i miei competitori e più parlo io dei ragazzi. Più Berlusconi taglia i fondi per la scuola, per l'università e più la ricerca, e più io mi impegno a metterne di più a livello regionale. In questo ho avuto un grande aiuto dal Presidente del Consiglio, perché basta guardare quello che decide lui e fare l'esatto contrario per capire qual è la direzione giusta, qual è la strada che dobbiamo prendere.